Il ritorno degli studenti universitari in aula. Siamo stati all'Università dell'Insubria di Como e Varese, dove il numero degli specializzandi in medicina è quasi raddoppiato. Paola Colombo. Misurazione della temperatura e distanziamento. Anche l'Università dell'Insubria ha riaperto le aule di Varese e Como e un nuovo protocollo prevede che anche in caso di zona arancione le lezioni possano proseguire in presenza sempre al 50%. Sono contenta di tornare sui banchi di scuola, mancava tantissimo questa realtà. Durante la DAD fino a 10.000 studenti connessi ogni mese, anche se lavori in aula è un'altra cosa, spiega il rettore, bisogna fare tesoro dell'esperienza di quest'anno, non solo per le riunioni. Farle a distanza rispettiamo di più l'ambiente, sono più dinamiche, troviamo prima la data dell'incontro. Questo ci permette una maggior dinamicità decisionale. Anche per molte attività didattiche è una buonissima soluzione. Iscrizioni cresciute dell'1%, l'ultimo è stato un anno particolare, specialmente per gli studenti di medicina. È stato un anno difficile sicuramente perché da un punto di vista, diciamo, della nostra formazione siamo rimasti lontani per molto tempo dall'ospedale. Adesso, grazie a una campagna di vaccinazione, possiamo pian piano rientrare in ospedale e quindi imparare sempre più cose. Il Covid è ancora presente, quindi impariamo anche un attimo come gestire la situazione dei pazienti. Tra gli effetti dell'emergenza sanitaria, l'aumento del numero degli specializzandi, quasi raddoppiati.